Agostini, Albini, Alessandri, Bassi, Bertini Enrico, Bertini Stefano, Biber, Bonifazi, Borselli, Cellai, Collesei, Cruccolini, De Zordo, Di Puccio, Dormentoni, Falomi, Fittante, Fratini, Galli, Gallo, Giani, Giocoli, Giuliani, Grassi, Lauria, Livi, Locchi, Matteuzzi, Pezza, Pierguidi, Pieri, Pugliese, Razzanelli, Ricci, Roselli, Sabatini, Sarra, Scino, Scola, Semplici, Sguanci, Spini, Stella, Tenerani, Torselli, Vannucci. Bene, a questo punto non c'è bisogno degli inni nazionali perché abbiamo iniziato stamani. Comunque, se c'è la richiesta dei consiglieri Susanna Agostini e Leonardo Sguance, Maurizio Sguance, no, dispongo che si inizi la seduta con ascolto dell'inno nazionale. Grazie anche per l'applauso che dimostra il calore verso l'iniziativa dell'inno nazionale. Devo fare una mezza censura, non intera perché alla fine si sono alzati, ma insomma una mezza censura al consigliere Vannucci che è stato per lungo tempo al telefono
seduti, mentre invece l'inno nazionale richiede di alzarsi, come ha fatto gli ultimi minuti. Anche alla consigliera Pezza, che ha portato più rispetto all'inno europeo, ma non all'inno nazionale, perché è sempre stata col cellulare. Quindi, per favore, questa va evitata. Io, vedendo il calore, mi permetto di suggerire, non sarò nel prossimo Consiglio Comunale, però mi permetto di suggerire che nel prossimo Consiglio Comunale, oltre all'inno italiano, l'inno europeo, ci sia anche l'inno regionale toscano, perché sia necessario. Allora, iniziamo con le comunicazioni e domande di attualità. La prima è quella relativa agli stipendi dei top manager, e è una comunicazione proposta al consigliere Scino, e gli do la parola. Grazie Presidente, e questo è un tema di grande attualità, ma non da oggi, ma da tanti anni. Più se ne parla e più vediamo lievitare gli stipendi dei top manager dell'alta dirigenza. L'annuncio del Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi di voler dare una forte sforbiciata agli stipendi dei top manager del pubblico impiego e la relativa risposta di uno di questi, dell'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato Mauro Moretti, hanno portato ancora una volta alla ribalta una delle tante contraddizioni tipicamente italiane. E qui ci sarebbe da fare una lunga disquisizione su quanto guadagnano questi signori, che forse sono stati unti dal Signore e che molti, vorrei proprio ricordarli, molti di loro si trovano in quei posti non certo per un concorso pubblico, non certo per una selezione, ma molti di loro si trovano a occupare questi grandi posti di responsabilità per conoscenza politica e per, diciamo, sono nominati. E gli stipendi che percepiscono questi signori, ormai tutti i giornali ne parlano, sono di assoluta proprio enormità a confronto di quanto guadagna, non dico un operaio, ma anche un normale dirigente di fascia inferiore. E come non pensare a qualche alto dirigente, a qualche amministratore delegato che negli anni passati è passato dalle Ferrovie alle Poste e abbiamo visto i risultati, ma dico soltanto che ci vorrebbe un po' di pudore nel momento in cui in Italia tanti giovani non trovano lavoro, la disoccupazione è galoppante, i cassi integrati sono sempre di più, i pensionati si vedono ridimensionati i propri stipendi, c'è il blocco dei salari. Prego, si continui. C'è il blocco dei salari per tutti i dipendenti pubblici e personaggi che guadagnano lauti stipendi si permettono di fare certe affermazioni, certe lagnanze, ma un po' di pudore, non arrossiscono soltanto all'idea. E credo che creano anche un forte imbarazzo al loro sindacato che li ha formato e di provenienza, perché credo che l'unico loro merito veramente per avere certi posti è quello di aver avuto delle grosse conoscenze politiche, altrimenti potrei fare gli esempi di vari cosiddetti top manager in tal senso, ma è un modo di pensare tipicamente italiano e molto egoistico.
hanno fatto l'esempio della Germania. Andiamo a vedere gli utili delle ferrovie tedesche innanzitutto. Provate a chiedere cosa ne pensano i milioni di pendolari che tutti i giorni prendono i treni locali, cosa ne pensano del loro amministratore delegato, dell'amministratore delegato delle ferrovie. Ma potrei continuare a lungo, voglio solo dire questo. Caro signor Presidente del Consiglio, è proprio il caso di dire su questo tema e su altri come le pensioni d'oro, chi percepisce 2, 3, 4 pensioni con contributi figurativi, vai avanti come un treno, non fermarti, perché è ora che si metta un po' di moralità in questo Paese e soprattutto la moralità ci viene chiamata non tanto da chi ha uno stipendio normale che dimostra di avere grande dignità, ma da chi ha il coraggio di lagnarsi e non ha neanche un po' di pudore e non arrossisce a certe affermazioni. Signor Presidente, ancora una supplica, vai avanti come un treno su questa strada. Grazie. Il rapporto fra Moretti e l'andare avanti come un treno è un sillogismo molto bello. Devo dire a questo punto che ringrazio Scino, la domanda di attualità è quella di Grassi d'Esordo in merito al Vice Sindaco sull'applicabilità del Decreto Legge 16 del 6 marzo del 2014. Io pregherei magari di mettere i contenuti su questo. Io il 6 marzo lo conosco come l'anniversario della nascita di Michelangelo, mi farebbe piacere magari quando si mette nelle domande il riferimento si mettesse anche l'oggetto. Allora, qui però manca il Vice Sindaco e quindi attendiamo. C'è risposta scritta? Allora, do la parola, certo, l'assessore Meucci, oggi il giorno del regolamento urbanistico, si va a rispondere anche a queste tutto. Cose. Prego. Sì, grazie Presidente. Tommaso Grassi, la prego della massima attenzione rispetto a quanto lei ha sollecitato al Vice Sindaco. Sì, rispondo io, perché in realtà non rispondo nel merito, perché ho preso atto della domanda attualità e do conto del fatto, mi pare incontrovertibile, che questa materia è in via, che è la materia attinente alla questione degli articoli 90, no? Del mantenimento di certi rapporti di lavoro che sono stati stipulati all'inizio del mandato e che hanno una scadenza appunto alla fine del mandato. La questione, come sapete, è una questione in questo momento allo studio e quindi rivolgo al consigliere Grassi che ha fatto questa domanda a mia volta la richiesta di accettare da parte dell'amministrazione una risposta scritta che gli verrà fornita entro domani, penso, quando appunto sarà ferma un po' i punti di questa materia. La parola Grassi. Grazie Presidente, ringrazio l'assessore Meucci. Credo che già il fatto che non sia una delega di competenza dell'assessore Meucci già li fa onore aver risposto, perché nel senso che comunque sia doveva essere competenza del sindaco, ora presumo del vice sindaco reggente, quindi finché non la riattribuisce è in carico alle altre 8 deleghe che ha in carico il vice sindaco Nardella. Quindi ovviamente spero e mi auguro che le ridistribuisca, perché già sulla questione personale dovrebbe avere molto tempo da dedicare e credo non lo potrà avere. E ritengo che la domanda dell'assessore Meucci di avere una risposta scritta ci può andare bene. Sottolineo anche per chi ci ascolta le domande che noi avevamo posto, perché sappiamo tutti quella che è la vicenda e sui giornali avevamo tutti apprezzato e in qualche maniera salutato positivamente la notizia che all'interno del decreto Salva Roma ci fossero delle norme che potevano salvare e in qualche maniera sanare quella ardua sentenza riguardante
non sentenza, ma perché la sentenza ancora non c'è, in questione sollevata dal MEF e dalla Corte dei Conti su molti dipendenti comunali. Noi chiedevamo, visto che ci siamo letti il decreto Salva Roma, già per 3 volte l'amministrazione ci ha risposto dicendo dobbiamo ancora studiare, crediamo che a 2 consigli dalla fine e avendolo ormai potuto leggere tutti, potevamo già trarre delle conclusioni, perché noi le nostre conclusioni le abbiamo già e le abbiamo in qualche maniera tenute ferme in attesa di confrontarle con quelle dell'amministrazione. Questo continuo di rinvio assolutamente a noi non ci fa né piacere, perché ovviamente resta, lascia tutto in una in mezzo, in un guado, senza una risoluzione precisa, e dall'altra ci preoccupa, perché forse vuol dire che proprio tutto questo tranquillità forse non si ha, come è stato anche pubblicato sui giornali nelle scorse settimane. Quindi, e collegato a questo, chiedevamo, visto che una delle questioni è collegata a articoli 90, articoli 110, comma 1 e comma 2, come si intendeva gestire una situazione e un periodo di, chiamiamolo, reggenza, visto che c'è il vice sindaco. Quindi su questi punti noi ci ripromettiamo di riintervenire anche in maniera critica, appena abbiamo la risposta, e casomai ci auguriamo di poterla avere direttamente dal vice sindaco reggente, che comunque sia è il tenutario di queste deleghe assolutamente importanti, perché non vorrei che si concludesse il mandato con ancora un punto interrogativo accanto al capitolo situazione lavoratori, salario accessorio e indagine della Corte dei Conti e del Ministero dell'Economia e Finanze. Grazie. Grazie per questa risposta, che si inserisce in modo costruttivo nelle argomentazioni di Elisabetta Meucci. E adesso l'ultima delle comunicazioni è Federica Giuliani a parlarci dell'Assemblea dell'Ordine Giornalisti della Toscana e dell'obbligo della formazione professionale. Grazie Presidente, colleghi. Si è appena svolta appunto l'Assemblea annuale dell'Ordine dei Giornalisti della Toscana, nel quale fra l'altro, e quindi approfitto dell'occasione per fare i migliori auguri e complimenti, sono state consegnate le targhe di riconoscimento per l'iscrizione all'ordine stesso dei 40 anni e dei 50 anni, che è andata anche a Umberto Chirici, giornalista di lungo corso che appunto ha festeggiato i suoi 50 anni. L'occasione è questa, che ovviamente ha ricordato bene il Presidente Bartoli, che a seguito della legge della normativa 146 del 2011 di riforma degli ordini professionali è stato inserito anche per i giornalisti l'obbligo di formazione professionale. Questa sarà appunto quindi negli anni un percorso che tutti i giornalisti, pubblicisti e quanti iscritti all'ordine dovranno adempiere, con una serie di ore che saranno annuali e quindi di formazione integrativa a quella che già ovviamente hanno. Ci si inserisce in questo argomento in maniera specifica per quanto riguarda appunto le tematiche care alla Commissione Pari Opportunità e penso a noi tutti, in riferimento alle corrette informazioni che spesso abbiamo seguito su telegiornali e giornali, di articoli e di informative non corrette rispetto a eventi traumatici di violenza e di femminicidio. E penso che tutti noi siamo concordi nel ritenere che non si può parlare di raptus omicidio in caso di femminicidio, di amore non compreso o appunto di innamoramenti finiti male. Ecco, noi vogliamo che l'informazione aiuti questo processo che tutti noi cerchiamo di accompagnare per una nuova cultura più giusta nei confronti delle donne e soprattutto dell'autodeterminazione delle donne, che non è solo diritto. E i giornalisti hanno un ruolo assolutamente fondamentale che penso dovrebbe essere colto appunto in questi corsi di formazione, soprattutto rispetto al codice deontologico degli stessi. E quindi, che dire, già come espresso al Presidente Bartoli in una missiva, ribadisco la disponibilità, siccome il problema poi ulteriore di questi corsi di formazione è la spesa che i giornalisti devono sopportare, è la disponibilità dell'amministrazione a partecipare alla redazione di questi, soprattutto per incentrarli in tematiche che appunto aiutino anche i giornalisti che magari hanno meno conoscenza delle problematiche e delle tematiche, soprattutto rispetto al femminicidio,
possa essere coadiuvato il loro lavoro e il nostro affinché vi sia sempre una corretta informazione. Prego, si faccia continuare. Un secondo, sì, tanto avevo terminato, appunto. E ribadiamo l'interesse e la necessità che i media, appunto, hanno un compito fondamentale nella redazione, nella trasmissione delle notizie e nella cultura della nostra società. Ricordando sempre che, come dicono i dati dell'ONU, che nel mondo 7 donne su 10 subiscono violenza nel corso della loro vita, e che 600 milioni di donne vivono in nazioni che non la considerano un reato. Grazie. Bene, grazie a Federica Giuliani. A questo punto entriamo nel vivo delle interrogazioni. La prima è quella relativa alla situazione, è un'interrogazione di carattere molto generale, dove Tommaso Grassi, che non è qua, si parla infatti della situazione della strada interna di via Fabbroni. E ora magari in questo caso chiederei a Grassi di venire, almeno ci spiega qual è il pertugio interno di via Fabbroni a cui ci si riferisce. Non lo vedo, quindi vi sarà un passaggio di argomento, parleremo più tardi della strada interna di via Fabbroni. A questo punto passiamo alla seconda, è arrivato ora Petretto e quindi vedo molta un'atmosfera di grande partecipazione per la sua risposta sull'incarico. L'incarico di direttore operativo. Questa è l'interrogazione che ha avuto il record di maggior permanenza all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Bene, quindi questa possiamo dare per esaurita questo argomento, visto che Petretto ha scritto. Torselli è soddisfatto? Bene, allora posso dire agli uffici del Consiglio che l'argomento si è esaurito e quindi non sarà più nell'ordine del giorno del Consiglio. Vale questo come per l'incarico di post holder terminal presso ADF. Allora, assunzione di 2 funzionari Polizia Municipale. Grassi per Nardella, risposta scritta, esaurita. Contributo badante, Grassi per Nardella, risposta scritta, esaurita. Vi sono tutte le altre. Tutte risposta scritta. Allora, c'è la... sì, 120. Però Grassi ha detto c'è anche questa, quindi bene, è stata risposta scritta anche a questa. Adesso... Cellai, Contenerani, Alessandri, Semplici, D'Esordio, Di Puccio avevano formulato una risposta in aula sul fondo per il salario accessorio. Ha già fatto risposta scritta Elisabetta Meucci, chiamata oggi assessore omnibus perché ha risposto tutto, dall'urbanistica a tutto il resto. Adesso invece sempre Torselli per Buonaccorsi sul sottopasso ferroviario tra Viale Regutini e Via Reginaldo Giuliani. Anche in questo caso però la risposta... C'è già la risposta scritta, quindi si sono esaurite le interrogazioni. E adesso l'interpellanza a Sara Biagiotti sul bando d'assegnazione degli spazi del mercato di San Lorenzo, di Stella, Cellai, Semplici, Tenerani, Roselli. Non c'è Sara Biagiotti e quindi la riproporremo fra un po'. Adesso la deliberazione sull'adozione del regolamento urbanistico e contestuale variante al piano strutturale. No, questo era la deliberazione sul nuovo regolamento edilizio comunale. La parola a Elisabetta Meucci. Sì, non mi dilungherò. Grazie Presidente, non mi dilungherò perché rimando all'illustrazione che ho fatto ieri mattina insieme al regolamento urbanistico. Però vorrei aggiungere 2 osservazioni. Una, per richiamare l'attenzione sul fatto che questa amministrazione ha, in materia di atti del governo del territorio, insomma di strumenti urbanistici in genere, ha messo in atto un'azione veramente complessiva e complessa. Cioè non si è limitata
nell'arco dei 5 anni a far approvare il piano strutturale, adottare il regolamento urbanistico, ma simultaneamente portato in approvazione anche il regolamento edilizio, e questo per renderlo coerente con gli altri strumenti. Questo già è un fatto importante, perché nel momento in cui verrà in approvazione il regolamento urbanistico, a quel punto il quadro sarà completo e per diversi anni la città sarà dotata di strumenti nuovi e moderni e semplificati. Il secondo aspetto è semplificati, perché volevo accennare al fatto che il regolamento edilizio non soltanto rende coerente la normativa in edilizia con quella urbanistica, ma semplifica e omogeneizza tutti i termini secondo le disposizioni della legge regionale, in modo che anche il regolamento edilizio di Firenze sia unificato, uniformato a quello degli altri comuni, un'azione virtuosa che proviene dalla regione e a cui il comune di Firenze si è appunto adeguato. E poi volevo aggiungere una cosa molto importante, ma questa è importante proprio per i cittadini. Il regolamento edilizio non ha bisogno di due approvazioni, di due passaggi dal Consiglio Comunale. Con l'approvazione di oggi, infatti si tratta di un'approvazione del regolamento edilizio, con l'approvazione di oggi e quindi con le normali modalità di pubblicazione di una delibera regolamentare, il regolamento edilizio diventa esecutivo e quindi tutte le novità che sono contenute vengono subito a avere efficacia e quindi a portare un vantaggio alla città, agli operatori, ai cittadini e a tutti coloro che devono mettere in atto progetti che hanno bisogno di un quadro normativo appunto nell'ambito dell'edilizia. Quindi è immediata, non si devono aspettare tutti i mesi, non c'è la fase di osservazione, la fase che intercorre fra adozione e approvazione come negli altri atti di pianificazione. E quindi questo mi sembra già da poterlo comunicare alla città, di un immediato sollievo, diciamo, rispetto alla complessità di una normativa che richiedeva appunto chiarezza e semplificazione. Aggiungo poi che da parte della Giunta viene proposto un emendamento al testo della proposta di delibera che dispone di inserire in parte narrativa tra i visti la seguente frase: visto il parere della competente sezione della ASL emesso ai sensi della legge regionale 16 del 2000, articolo 5,1, allegato al presente provvedimento. Questo per completezza formale, proprio perché sul regolamento edilizio si è espressa l'ASL, ha già dato parere durante il percorso di elaborazione, c'è stato un rapporto molto collaborativo con l'ASL e questo quindi è l'atto che ratifica questa collaborazione. Bene. A questo punto chi è che parla? Mirko Dormentoni, come presidente della commissione urbanistica, a lui la parola. Grazie presidente. Questo è un atto assolutamente importante. E anche qui dobbiamo ringraziare il lavoro svolto dall'assessorato, dall'assessore Meucci, dalla direzione urbanistica, al servizio edilizia privata, che ci ha portato una proposta molto apprezzata di nuovo regolamento edilizio che, come diceva bene l'assessore, segue alcuni principi importanti, anzitutto quello della semplificazione molto potente che è stata effettuata. Siamo passati da molto più di 200 articoli
240, 45 del vecchio regolamento agli attuali 105, depurandolo di quanto era già disciplinato dalle norme nazionali e regionali e depurandolo da una serie di disposizioni che erano prettamente urbanistiche, che invece ora sono tutte ordinate dentro lo strumento giusto che è il regolamento urbanistico. Inoltre abbiamo recepito le innovazioni disciplinari ed indirizzo in materia di definizione urbanistica ed edilizia, come diceva bene l'assessore, in particolare quelle della legge, dell'attuazione della legge regionale, quando è stata fatta la definizione unica di tutta una serie di voci sugli interventi edilizi. Ne abbiamo fatte nostre e abbiamo inoltre introdotto questo coordinamento, questa integrazione importante fra regolamento urbanistico e regolamento edilizio, con le norme finali e transitorie del regolamento edilizio, che permetteranno di passare immediatamente ad una operabilità per tutti gli interventi edilizi di tipo ordinario. Questa è una novità importante, cioè una novità, è una cosa importante che va fatta conoscere ai cittadini, come diceva giustamente l'assessore, perché da domani, o comunque da quando sarà pubblicata la delibera, partono nuove regole, semplificate, secondo noi più efficaci, per la gestione di tantissimi interventi edilizi, tutti quelli della gestione cosiddetta ordinaria, tutte quelle piccole trasformazioni che certe volte possono essere anche non tanto piccole, possono essere però importanti per far tornare a muovere la città, a trasformarla in modo qualificato, come previsto dalle norme del regolamento urbanistico, e che sono state appunto per la parte della gestione ordinaria integrate nel regolamento edilizio. Per questo, come avevo detto prima in sede di presentazione dell'atto di indirizzo, ci sarà un periodo nei prossimi mesi di importante, fra virgolette, chiamiamola sperimentazione, nel senso che si andranno ad applicare queste nuove regole e si potrà verificare quella che noi crediamo sarà un miglioramento dell'efficacia della regolamentazione edilizia, ma sarà anche un piano di monitoraggio su cui poter poi anche perfezionare, su cui poter valutare opportuni miglioramenti che potranno essere portati poi quando ci sarà l'approvazione del regolamento urbanistico. E allora ci potrà essere anche un utile, come dire, adeguamento, perfezionamento di questo regolamento edilizio, che però oggi parte e quindi riparte in modo nuovo un pezzo di possibile trasformazione e miglioramento della nostra edilizia privata nella nostra città, del nostro grande patrimonio edilizio. Vi ricordo la norma sull'ottimizzazione, per esempio, del patrimonio edilizio esistente, che permette dentro la sagoma, con una serie di condizioni, quello di mantenere la destinazione d'uso, quello di migliorare la classe energetica, permette di recuperare delle superfici laddove le altezze lo rendano possibile. Così come abbiamo introdotto una serie di norme utili per il risparmio e l'efficienza energetica, anche sulla base di quel decalogo che avevamo elaborato in commissione un anno e mezzo fa, grazie a un lavoro di approfondimento durato un paio di mesi, che a questo punto possiamo dire essere stato assolutamente utile. Voglio ricordare a questo punto anche il lavoro della Commissione, che ha portato tramite una serie di sedute di approfondimento, e qui ringrazio in particolare anche l'architetto Fancelli che ci ha supportato in questo lavoro, ha portato ad alcuni emendamenti che io penso possano essere dei miglioramenti, e ne cito soltanto alcuni perché il testo degli emendamenti è di 7 pagine e sono tanti, molto specifici e minuti di mero perfezionamento e correzione, diciamo, del testo, però alcuni sono importanti. Intanto ce n'è uno che riguarda il testo della delibera e non tanto il regolamento, che, diciamo, recupera lo strumento della vecchia conferenza tecnica permanente, che era prevista da un vecchio articolo 23 bis del precedente regolamento,
che non poteva essere più prevista in quelle forme, in quei modi, perché la normativa nel frattempo era cambiata, le condizioni erano cambiate. Però noi abbiamo inserito nel testo della delibera il fatto che ci sia comunque l'opportunità di prevedere modalità di confronto tra gli organismi consiliari, non solo quindi tra l'assessorato, che già lo ha fatto in modo molto utile in questi ultimi due anni, ma anche fra gli organismi consiliari, in particolare la Commissione Terza, e gli enti competenti e le categorie e gli ordini professionali in particolare, che operano in materia edilizia, ai fini di un costante monitoraggio e aggiornamento eventuale del regolamento edilizio, in relazione alle diverse innovazioni ed esigenze per i comuni obiettivi di efficacia nella gestione e nel controllo del processo edilizio. Quindi noi diamo per il prossimo mandato uno strumento che si potrebbe chiamare consulta dell'edilizia, che è un utile luogo di confronto e di ascolto, dopodiché naturalmente la potestà decisionale resta comunque in ogni caso della Commissione del Consiglio Comunale e resta alle proposte dell'assessorato, però un luogo di confronto. Prego, faccia continuare. Grazie Presidente. Dicevo, un luogo di confronto e consultazione con gli enti competenti e gli ordini professionali sarà sicuramente utile, quindi rilanciamo, e con un atto successivo del Consiglio Comunale potrà essere regolato il funzionamento di questa consulta dell'edilizia. Un altro emendamento che voglio citare è quello che riguarda la centralizzazione degli impianti termici. Era già prevista nel testo originario proposto dalla Giunta ed era una novità che avevamo proposto con il nostro decalogo di commissione di due anni fa. Abbiamo meglio specificato quando si deve dare questo obbligo di adozione di impianti elettrici centralizzati, che ricordiamo porta ad un risparmio energetico ed economico sicuro, certo, ormai verificato, grazie anche alle nuove tecnologie dei contatori di calore e di contabilizzazione separata. Allora, quando ci sono almeno 4 unità immobiliari in nuovi edifici, va fatto questa centralizzazione degli impianti termici, oppure quando un edificio nella sua interezza viene ristrutturato e se ne comprende e si comprende nella ristrutturazione più di 4 unità immobiliari. Oppure quando anche si prenda una sola parte di un edificio, ma che si comprenda almeno 6 unità immobiliari, ecco, in questi 3 casi si avrà la necessità di fare degli impianti termici centralizzati, che porteranno i vantaggi che dicevo prima. Così come per quanto riguarda sempre l'ecologia, l'ambiente, il risparmio delle risorse energetiche, abbiamo previsto di mettere per i nuovi edifici, anche in demolizione e ricostruzione, la necessità di prevedere gli usi, il rimpiego delle acque pluviali per usi diversi dal consumo umano, e quindi per questo di fare una rete idrica apposita che in un primo momento può portare a un investimento maggiore, ma che poi porta a risparmi sicuri e ad una migliori condizioni ambientali. Così come abbiamo messo, questo diciamo è il penultimo emendamento che cito, una serie di requisiti nuovi rispetto alla possibilità di fare frazionamenti delle unità immobiliari, requisiti nuovi che danno maggiori garanzie della qualità e della vivibilità dei nuovi alloggi che possono essere creati da frazionamenti. E quindi abbiamo previsto che per quanto riguarda l'isolamento acustico debbano essere rispettate le normative per le nuove costruzioni, anche per i frazionamenti, l'obbligo di mantenimento di un lato quieto, larghezza minima dei nuovi corridoi, dimensioni minime dei nuovi disimpegni, ventilazione contrapposta quando presente già in origine. Ecco, sono tutta una serie di requisiti che abbiamo rimesso in uno schema all'articolo 50 del regolamento edilizio, che garantiscono meglio, sicuramente meglio di quanto era possibile fino ad oggi, la qualità e la vivibilità dei nuovi alloggi da frazionamento. Ricordiamo che qui c'è anche la nuova regola importante dell'alloggio minimo, che abbiamo portato a 50 metri quadrati. Questa è una novità importante che va conosciuta,
e che andrà monitorata nella sua applicazione per verificare nel corso dei prossimi mesi se questo sarà una giusta dimensione, ma noi in questo momento crediamo proprio che fosse utile aumentarla, perché abbiamo visto tante situazioni di scarsa o di difficile, diciamo, qualità e vivibilità dei nuovi alloggi. L'ultimo che cito riguarda pannelli solari termici e fotovoltaici. Su questo, rispetto al testo originario, naturalmente qui si prescinde, cioè diciamo si danno per scontate tutta una serie di limiti che sono inseriti nel regolamento urbanistico e che riguardano il centro storico, i centri storici minori e una serie di vincoli paesaggistici che prevedono la non possibilità di fare pannelli fotovoltaici sui tetti a falda. Però in tutte le altre aree della città, quelle dell'insediamento recente in particolare, prevediamo la possibilità di mettere solari termici e fotovoltaici, e abbiamo, diciamo, aumentato un pochino le possibilità di farlo, prevedendo che per diciamo, i pannelli più classici, che devono comunque andare in appoggio sulla falda, si possa occupare fino al 30% della falda stessa. Ma per tecnologie nuove, quelle che prevedono pannelli che vanno ad incasso, ad essere praticamente incassati sulla copertura del tetto e non riflettenti, ecco, per questo tipo di tecnologia innovativa non ci sono limiti in questo tipo di aree dell'insediamento recente, non ci sono limiti, e quindi potranno occupare la falda a seconda delle necessità dei progetti che verranno presentati. Così come naturalmente ancora di più non ci sono limiti per tecnologie avanzate che sono previste anche nel centro storico, ancora più avanzate, che sono quelle delle tegole fotovoltaiche, che praticamente a livello visuale e paesaggistico non cambiano affatto la conformazione della falda. L'ultima cosa che voglio sottolineare è che nella nostra atto di indirizzo collegato alla delibera sul regolamento urbanistico, ma anche alla delibera sul regolamento edilizio, abbiamo messo un punto importante che riguarda il regolamento edilizio e che chiede appunto di effettuare questo attento monitoraggio sull'applicazione delle nuove regole, in particolare sull'alloggio minimo, questo nuovo limite a 50 metri, sulla regolazione della trasformazione dei piani terra per non penalizzare la sussistenza delle attività commerciali di vicinato, sulle nuove definizioni di legge delle serre solari, soprattutto per gli edifici dove le serre sono già esistenti su parte delle unità immobiliari, e in generale sulle principali novità introdotte nel nuovo regolamento edilizio, un attento monitoraggio per sottoporlo ad attente valutazioni ed eventuali affinamenti e miglioramenti che, ripeto, potranno essere portati quando fra 8 mesi, 10 mesi, quello che sarà possibile, si porterà anche ad approvazione il regolamento urbanistico. Concluda però, già al secondo sì. Round. Grazie Presidente, ma anche su questa delibera, in realtà sulla quale sicuramente andremo rapidamente alla votazione, però è stato fatto un lavoro enorme ed è un atto veramente importante, perché un completamente nuovo regolamento edilizio è una cosa che si ha una volta ogni 10 anni, ogni tot tempo, e questo è il momento giusto per farlo. Allora, ringrazio ancora tutti i colleghi che hanno dato un contributo, perché questi emendamenti che ho presentato sono anche frutto delle discussioni, cioè, non sono anche, sono solo frutto delle discussioni e delle analisi che abbiamo fatto in commissione, e quindi a questo punto ci resta soltanto da far conoscere il più possibile queste nuove regole semplificate che entreranno in vigore nei prossimi giorni, perché sarà un momento sicuramente di cambiamento che quindi dovrà essere fatto conoscere ai cittadini, ai proprietari, ai professionisti che operano in materia edilizia, ma che sarà alla fine sicuramente portatore di un miglioramento e una maggiore qualità degli interventi e della riqualificazione e della manutenzione del nostro enorme patrimonio edilizio, e quindi farà bene a Firenze. Grazie.
Salvatore Scino. Sì, grazie Presidente. Io vorrei ritornare su un concetto che avevo già espresso qualche tempo fa proprio su questo tema. Io credo, proprio perché si tratta di nuove regole, nuove disposizioni, che verrebbe preso in esame quanto stabilito da una direttiva della Comunità Europea e recepita da un DPR del Presidente della Repubblica, nonché da disposizioni emanate proprio da questo Comune, dagli uffici, in materia di caldaie e stagne. Mi riferisco al fatto che con le nuove caldaie stagne, a tenuta stagna, sono previsti i controlli ogni quattro anni, e noi assistiamo ancora oggi che le aziende che devono fare i controlli non tengono conto di questa disposizione. Voglio richiamare questa norma proprio a tutela delle famiglie, perché chi fa il sacrificio di cambiare la caldaina, la famosa caldaia stagna, tenuta stagna, e quindi con un esborso economico non indifferente per mettersi in regola, è giusto che tali controlli avvengono come previsto, ribadisco, da una normativa europea, da un DPR e anche dalle disposizioni di questi uffici. I controlli avvengono ogni quattro anni e non, ribadisco, ogni anno come spesso viene richiesto dalle ditte appaltatrici. Quindi vorrei che questo fosse messo anche in questo documento di delibera che va incontro alle famiglie. Grazie. Se non ci sono altri interventi, mettiamo in approvazione la delibera, non prima di aver nominato gli scrutatori, che sono Sabatini, Scino e Falomi. Prima di passare in votazione vorrei cortesemente che mi si desse una risposta su quanto proposto, e ribadisco nelle nuove norme che le famiglie che hanno delle caldaie a tenuta stagna. Sì, mi scusi, delle caldaie, consigliere, ecco. Io ho capito, lei vuole che questa sua richiesta sia inserita in un qualche emendamento. Sì, perché è previsto dalla normativa europea, sì, da un DPR. Mi scusi un attimo, però io questo non posso risponderle io. L'assessore può rispondere solo l'assessore. Ecco, gradirei una risposta in tal senso dall'assessore. Perché ritengo è una norma che va incontro alle esigenze delle famiglie, e non si può non prevedere quanto detto, perché è prevista da una normativa europea e da un DPR e non possiamo ignorarla. È già da mesi che sollevo questo problema. Per favore. Allora ripeto, assessore, oggi già da tempo c'è una normativa europea che prevede che per le caldaie a tenuta stagno, quelle che usano le famiglie e soprattutto quelle nuove, il controllo deve essere effettuato ogni quattro anni, e c'è una direttiva europea, un DPR, e anche i nostri uffici hanno risposto in tal senso. Dobbiamo prevederla. Quindi, siccome si parla anche di impianti nuovi, io credo che non possiamo
ignorare questo va inserita, ripeto, è una norma che va a favore delle famiglie, perché cambiare le caldaie costa circa 2.000 euro. Tommaso. Avevo visto Grassi, voleva intervenire. No, non è stato presentato nessun emendamento alla Presidenza, quindi... In assenza di un emendamento scritto, io procedo e metto in votazione la delibera. Allora, scrutatori Falomi, Sabatini. Escino. Si può votare. Chiusa la votazione, presenti 27, votanti 24, favorevoli 23, contrari 1, astenuti 0, 3 non voto. La delibera è approvata. Immediata esecutività, chi è favorevole? Con gli stessi numeri? Si aggiunge nessuno? Ecco, arriva Vannucci. Ah. Massarra aveva votato favorevole, sì. Si aggiunge nessuno per l'immediata esecutività? Bene. Allora non, la delibera non è esecutiva. Passiamo adesso all'esame della successiva delibera, affidamento del servizio di riscossione della Tari a Quadrifoglio e determinazione delle rate in acconto e saldo del tributo per l'anno 2014. La parola all'assessore Petretto. Grazie Presidente, questa delibera riguarda l'applicazione della legge di stabilità 2014. Che come sapete prevede l'istituzione di un nuovo tributo imposta unica comunale, a comporre la quale partecipa la Tari, che è la componente destinata a finanziare i costi di servizio della raccolta e smaltimento dei rifiuti. La delibera in oggetto risponde alla richiesta della legge di stabilità e al decreto legge che ha modificato la stessa legge di stabilità, imponendo ai comuni di individuare il numero delle rate e le scadenze del pagamento della Tari e nello stesso tempo di trovare il meccanismo di affidamento della riscossione della Tari. La nostra delibera è così caratterizzata, si individuano tre rate con scadenza 31 maggio, 30 settembre e 31 dicembre, rimane comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno, quindi è facoltativo la suddivisione in tre rate rispetto a un'unica rata, e questo viene incontro alle esigenze dei cittadini che diluiscono il pagamento. E in secondo luogo la delibera affida alle attività per la riscossione del tributo a Quadrifoglio, la società partecipata che già nel 2013 era affidataria del servizio ma che ha anche svolto quello della Tares. E quindi io aggiungo peraltro a questa delibera, al testo, anche un emendamento
che apporta alcune modifiche di carattere puramente formale che sulla base del testo iniziale devono essere corrette. Grazie a lei, Assessore. Riferimento che erano stati sbagliati e quindi devono essere integrati, non c'è niente di... Mi preme, visto che ho un secondo, dire una cosa con un minimo di orgoglio. Questa è l'ultima volta che diamo affidamento delle riscossioni del servizio a Quadrifoglio, perché dal prossimo anno avremo una società unica del Ato Toscana Centro e quindi avremo una nuova società che subentrerà a Quadrifoglio perché sarà vincitrice della gara che si sta espletando. Grazie Assessore per la precisazione. La parola a Massimo Fratini. Grazie Presidente, su questa delibera, che è una delibera tecnica, diciamo, no? Per l'affidamento a Quadrifoglio della riscossione della Tari, devo dire però che mi corre l'obbligo di fare una richiesta all'assessore e una precisazione da tenere in considerazione. Allora, intanto c'è da apprezzare il fatto che il Comune di Firenze abbia scelto, ne aveva la facoltà, l'ha fatto, di suddividere la rata in tre parti per consentire a tutti una maggiore dilazione di pagamento, quindi le tre date, 31 maggio, 30 settembre, 31 dicembre, sono tre date anziché due che possono in qualche modo favorire chi ha più, diciamo, chi ne ha più bisogno, e la data del 16 giugno per chi la vuol pagare, diciamo, tutta insieme. C'è una considerazione però da fare, che intanto è opportuno che le persone siano informate su queste scadenze, perché ho come l'impressione che il cittadino normale non abbia la possibilità di essere informato. Tanto è vero, quando ne abbiamo parlato in commissione, mi è parso abbastanza importante sottolineare questo aspetto. Siccome ai cittadini arriveranno quattro bollettini, cioè a ciascun cittadino di Firenze arriverà quattro bollettini, con la suddivisione per chi le vuol pagare in tre rate, oppure bollettino unico per chi la vuol pagare con la quarta. Però questa volta c'è da precisare che la quarta rata non è definitiva, nel senso che non abbiamo ancora la possibilità di sapere quale sarà l'importo corretto e giusto fino a che non approveremo il bilancio preventivo. Quindi mi pare importante l'aspetto comunicativo di questa cosa, perché la terza rata di dicembre o la rata unica di giugno hanno bisogno di un conguaglio pari all'importo che decideremo quando faremo il bilancio preventivo. Questa informazione, a mio avviso, va veicolata in maniera opportuna e corretta, perché altrimenti si rischia di fare una grande confusione. Grazie. Grazie al consigliere Fratini. E possiamo passare alla votazione. Allora, delibera è la numero 58, si può come emendata. Si può votare. Chiusa la votazione, presenti 27, votanti 22, favorevoli 22, contrari 0, astenuti 0, non voto 5. La delibera è approvata.
La delibera richiede l'immediata esecutività. C'è qualcun altro che si aggiunge ai 22? 23? 23? No. 24. Bene, 24. Allora la delibera è immediatamente esecutiva. Passiamo adesso all'esame della delibera successiva, la 73, legge di stabilità 2014, articolo 1, commi 5, 6 e seguenti. Atto di indirizzo per mobilità personale e società partecipate. La parola all'assessore. Questa è una delibera come atto di indirizzo che applica o inizia ad applicare i commi 563 e seguenti della legge di stabilità che introducono alcune importanti innovazioni in materia di società partecipate. La legge prevede che vi possano essere dei processi di mobilità del personale all'interno di una sorta di consolidato comunale di tutte le società partecipate con certe caratteristiche individuate dalla legge e che quindi si possa effettuare un processo di trasmissione di personale che può essere utilizzato più proficuamente presso una partecipata rispetto ad un'altra. Quindi c'è un processo, diciamo, di cessione, di acquisizione di personale. Naturalmente tutto questo deve essere accompagnato da dei piani industriali che giustificano la richiesta di acquisire personale, la richiesta di metterlo a disposizione, e questo diciamo, processo deve essere in qualche modo coordinato dal Comune, in particolare l'assessorato alle partecipate, perché si tratta di società soggette a controllo analogo e quindi dal punto di vista del coordinamento complessivo questo spetta all'assessorato. E quindi ci si tratta di costituire dei tavoli con i quali interessare anche le organizzazioni sindacali e la delibera si accompagna ad un emendamento che ha tolto un aggettivo che nella legge si trova ma può suscitare delle ambiguità quando si parla di mobilità volontaria. Qui l'elemento volontario è che la decisione spetta alle società che desiderano avere il nuovo personale, altre che desiderano cederlo, però naturalmente questo non impone dei meccanismi di costrizione che vadano al di là di accordi che devono essere presi con le organizzazioni sindacali. Ricordo che secondo questa normativa i lavoratori si spostano portandosi dietro il contratto originario e quindi è una posizione, è uno, diciamo così, dal punto di vista sia economico che contrattuale, non vi sono elementi che nuociono ai lavoratori. Grazie. Bene, grazie Assessore. La parola a Massimo Fratini. Grazie Presidente. Su questa delibera che è passata in prima commissione c'è ben poco da dire, nel senso che formalmente, come si diceva in commissione, è una delibera tecnicamente fatta in maniera quasi perfetta, insomma, se non c'era quella parola da cambiare che abbiamo ritenuto opportuno cambiare e che l'Assessore ha accolto in questo momento. Io ritengo, volevo semplicemente fare questa nota, ritengo questa delibera di indirizzo molto importante perché noi come Comune di Firenze abbiamo avuto fin dall'inizio della legislatura abbastanza problemi sulle partecipate, abbiamo avuto il problema SAS, abbiamo avuto il problema della privatizzazione di Quadrifoglio, cioè abbiamo avuto, di ATAF e abbiamo avuto quindi molti problemi rispetto all'allocazione del personale. Intanto l'aspetto positivo è che questa delibera è propositiva, nel senso che non pone rimedio a degli errori precedenti, ma li anticipa dicendo che quando una partecipata fa il suo piano di utilizzo del personale è opportuno, se vuole, confrontare la disponibilità del personale con quella di altri attraverso dei tavoli, alcuni tavoli che verranno attivati, che nella delibera sono spiegati bene, che possono in qualche modo mettere nero su bianco le disponibilità di personale
e non, badate bene, e chi ha spiegato la delibera ha posto bene l'accento su questo, non si parla di esuberi, di allocazione di esuberi, ma si parla di attività da svolgere all'interno delle partecipate dove il Comune di Firenze ha oltre il 50% di proprietà. Quindi credo che sia una delibera che dà in qualche modo una omogeneità anche nella gestione del personale delle partecipate per avere una proficua utilizzazione anche attraverso gli indirizzi che vengono dati rispetto all'utilizzazione del personale nelle singole partecipate. Quindi qui è importante perché non si parla di impieghi temporanei, si parla di utilizzazioni definitive di lavoratori che sono assunti a tempo indeterminato, ai quali se utilizzati in maniera differente in altre partecipate viene garantito lo stesso trattamento economico che avevano prima. Quindi anche questa è una salvaguardia di tipo sindacale non banale. Io ponevo l'accento su un aspetto, a me pareva molto opportuno rimarcare qui in questa sede, nella delibera c'è scritto, ma affinché possa rimanere agli atti, l'attenzione alla formazione del personale, cioè quando una persona viene mandata ad avere altra utilizzazione è opportuno che abbia una formazione adeguata. Mi è stato spiegato che nei limiti del possibile saranno mantenute le professionalità, cioè se uno faceva l'impiegato alla SAS può fare l'impiegato da un'altra parte e così via. Però ma nel caso in cui ci sia una differente collocazione rispetto alle attività lavorative, credo che sia importante porre l'accento sulla formazione e credo anche che questo però sarà un aspetto che dovrà essere messo al tavolo quando verranno fatte le trattative sindacali, credo che sarà uno degli aspetti principali. Quindi io sottolineo la bontà di questa delibera e che voterò convintamente. Grazie. Grazie a lei. La parola a Tommaso Grassi. Grazie Presidente. Dico subito che almeno si unisco anche alla dichiarazione di voto, voterò a favore della delibera, però credo di dover intervenire per motivarla, ma non tanto per quale motivo voto a favore, ma per i motivi per i quali mi spingono, nonostante si tratti un tema come quello delle partecipate, su cui non ho mai risparmiato critiche sui vari temi e soprattutto visto che si tratta di varie società partecipate, Linea Comune, Quadrifoglio e soprattutto Firenze Parcheggi e SAS, sulle quali io lo dichiaro da questi microfoni in piena continuità con quello che ho dichiarato finora, non ho nessuna assoluta fiducia su come sono gestite finora queste società partecipate. In maniera particolare cito quella di SAS, su cui ovviamente motivi che ci hanno spinto a chiedere le dimissioni del Presidente e in qualche maniera anche a criticare aspramente l'operato assolutamente non mancano. Però credo che il valore di questa delibera, e ovviamente il ringraziamento ovviamente va agli uffici che hanno lavorato e che hanno redatto la delibera, è stato appunto il fatto di aver saputo unire immediatamente la ricerca della nuova disposizione normativa che è del dicembre scorso con un'immediata analisi di quelle che sono i fabbisogni in qualche maniera delle società partecipate dell'amministrazione comunale e fare un testo che sì ha all'interno delle delibere, cito principalmente anche quelle che hanno portato alla privatizzazione di ATAF, su cui ovviamente noi ribadiamo la nostra perenne contrarietà, ma che comunque sia oggi sul tema di come ripartire il personale, di come gestire il personale sui trasferimenti e sulla mobilità, mettono un quadro chiaro da parte dell'amministrazione. Ovviamente noi avremmo gradito da parte del legislatore nazionale ci fosse qualche potere in più da parte dell'amministrazione di, oltre a mettere insieme solo al tavolo i soggetti e le varie società partecipate, avremmo gradito di poter intervenire maggiormente dando anche già delle indicazioni, forse qualcuno potrà dire era un compito e non ci spetta, però forse
lo avremmo fatto, anche il voto di questa delibera l'avremmo potuto fare ancora più tranquillamente. Quello che, come ho detto in commissione, preoccupa e continua a preoccuparci è come questa delibera possa essere in qualche maniera messa in piedi e soprattutto gestita a quel tavolo, non tanto per sfiducia verso l'assessore Petretto, che mi immagino almeno nella fase iniziale dovrà gestire il coordinamento dei vari soggetti, ma come le società partecipate potranno interpretare in questo tema. Perché io lo dico, lo chiesi all'epoca, lo ripeto in quest'aula, molti dubbi soprattutto su SAS li abbiamo sotto vari profili. È ventilata l'ipotesi che ci fosse all'interno della gestione di questa delibera la possibilità che qualcuno potesse dividere il personale non come unità di personale ma come nome e cognome, e questo sarebbe assolutamente grave perché non si perderebbe quel grado di oggettività che una procedura di questo tipo in qualche maniera è volontaria da parte delle società ma forzata verso i dipendenti, ovviamente in qualche maniera può portare. Allo stesso tempo siamo ancora più preoccupati per altro pezzo del dispositivo, sempre della stessa norma, che come abbiamo ripercorso in commissione è composta dalla mobilità volontaria, dalla questione delle società in deficit, insomma, che non vanno a pareggio bilancio e che in qualche maniera dovranno rientrare nel bilancio comunale per le perdite, e sul coordinamento dei salari accessori. Sul coordinamento dei salari accessori, almeno così ce la leviamo subito come tema, credo sarà un lavoro ingente che il prossimo Consiglio Comunale dovrà fare e la prossima Giunta dovrà fare, e gli uffici credo sia necessario rinviarlo al prossimo mandato perché ovviamente è indispensabile avere un quadro complessivo, basti pensare che alcuni contratti sono anche diverse centinaia di pagine. Per quanto riguarda invece la questione centrale sul debito, io mi auguro, Assessore, visto che ancora non è stato presentato e non è stato portato in giunta, almeno da quanto ci risulta, il bilancio consuntivo, io mi auguro che sinceramente su SAS si sia proseguito su quella linea che faticosamente la Commissione Controllo, la Commissione Lavoro e le due commissioni hanno faticosamente costruito insieme agli uffici e costruito insieme a lei, Assessore, e devo dire la verità con un ruolo determinante da parte anche di vari consiglieri come la consigliera Albini. Credo sinceramente che su questo tema una prova di in qualche maniera di credibilità di questa amministrazione l'avremo nel momento in cui porterà lei in questo consiglio il consuntivo, perché lì vedremo se la incapacità gestionale è limitata solo alle società partecipate o se invece in qualche maniera si diffonde anche alla parte, mi permetto di dire, politica solo del Comune di Firenze. Questo è una prova, e quindi visto che ancora lei non ce l'ha presentato e non l'ha presentato in giunta, mi auguro che questo mio appello accorato di proseguire su quella linea che le commissioni hanno faticosamente costruito insieme a lei, insieme all'assessore Bonaccorsi, in maniera ovviamente ridotta dell'assessore Bonaccorsi perché principalmente su questi temi ha lavorato lei, si possa proseguire, perché ovviamente finire il mandato con un documento come questo in qualche maniera porta una pax su quello che riguarda il futuro dei dipendenti, ma dall'altra riavere un atteggiamento da parte dell'amministrazione che ritorna a rimettere in discussione quello che era stato riconosciuto da tutte le parti come fattibile, ovvero l'articolo 17,4 del contratto di gestione, credo sinceramente sarebbe assolutamente una cosa grave. Lo dico sinceramente, vorrei che il tema SAS nella prossima campagna elettorale non sia trattato. Se ovviamente questo non fosse come ho delineato io, temo vivamente che purtroppo sarà uno dei temi in cui questa amministrazione ha e fallisce completamente. Perché non dimentichiamoci che è vero che alla fine del mandato abbiamo risolto problemi, ma ce li siamo anche creati e li avete creati all'interno di questa amministrazione e di questa giunta. Grazie. Grazie a lei. La parola a Stefania Collesei. Sì, io per una brevissima dichiarazione di voto non intervengo, dico soltanto che questa delibera è una delibera importante, è stata colta l'opportunità data dalla legge di stabilità e quindi la possibilità di fare una ricognizione dei fabbisogni delle varie società sia in entrata che in uscita è una cosa che va
che va colta. Sono, come dire, molto contenta che a gestire le cose in qualche modo sia direttamente l'amministrazione comunale, perché abbiamo società dove probabilmente ci sono delle figure che sono sovradimensionate e delle società invece dove c'è una carenza. Da questo punto di vista, quindi, è importante che si faccia questo incrocio, che si favorisca questo incontro, è importante che le società partecipate, prima comunque di provvedere ad ulteriori assunzioni, debbano necessariamente verificare all'interno le potenzialità del personale esistente. Questo mette, diciamo così, mette due paletti: intanto una migliore funzionalità delle partecipate e una sorta di salvaguardia al personale all'interno occupato. Per cui l'abbiamo già passato nella Commissione Lavoro, anche noi per la nostra parte sono favorevole, molto favorevole all'approvazione di questa delibera. Bene, grazie alla consigliera Collesei. Allora, se non ci sono altri interventi, possiamo mettere in approvazione la delibera è la numero 73 con l'emendamento che è stato accolto dall'assessore. Prego, si può votare. Chiusa la votazione, presenti 28, votanti 25, favorevoli 25, contrari 0, astenuti 0, non voto 3. La delibera è approvata, immediata esecutività, con gli stessi voti. Bene, la delibera è immediatamente esecutiva. Con l'approvazione di questa delibera abbiamo concluso la nostra seduta, grazie a tutti per la collaborazione, agli uffici, alla Polizia Municipale, a tutti quanti. Grazie, buonasera.